Era l'estate del 2015 quando Gianluca Domenici, editore e giornalista viareggino, decise di assegnare il premio Versilia Gourmet al grande Gualtiero Marchesi. In questi giorni tutti i telegiornali nazionali, ma anche internazionali, hanno reso omaggio al grande maestro della cucina italiana, scomparso all'età di 87 anni. Marchesi faceva parte di quella rarissima categoria di persone che vedevano ciò che altri non percepiscono né tantomeno intuiscono. Lui ha davvero cambiato la cucina italiana e non solo. Fu forse il primo ad inserire la carta dei vini, aprendo così nuovi orizzonti al mercato enogastronomico mondiale. Conosceva molto bene la provincia di Lucca, ma soprattutto le eccellenze del nostro territorio, dal pescato di Viareggio ai prodotti della Garfagnana. Inoltre, il grande maestro veniva spesso dalle nostre parti, dove aveva molti amici. Anche per questo lo ricordiamo volentieri con grande affetto e riconoscenza, riproponendovi questa confidenza che fece proprio ai nostri microfoni. Io sono diventato astemio nel tempo ad aver forse troppo bevuto, ma devo dire che apprezzo molto di più la cucina. Dicano quello che vogliono i sommelier, ma io trovo che è un modo pulito di mangiare le cose, di sentire il sapore senza essere interrotto da un alcol comunque, no? Ho fatto la prima carta dei vini, penso, in Italia nel 60, non c'erano nemmeno le carte dei vini, credo. E sì, devo dire che no, ho fatto una grandissima esperienza, poi si vede che l'età mi ha portato, posso dire, a rinsavire, non so, anche perché forse bevevo anche troppo.